Dal Vangelo di San Matteo. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarne. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò a abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Fratelli e sorelle, con la preghiera per la famiglia composta dal Papa Francesco, ricordiamo tutte le nostre famiglie, forse in questo momento soprattutto per le famiglie che sono state colpite dal terremoto ad Ischia. Per tutte le situazioni di precarietà, di disagio, di sofferenza, ma nello stesso tempo di grande bene questi possono testimoniare. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero. A voi, con fiducia, ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, prendi anche le nostre famiglie, luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese in questo. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione. Chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, che la Chiesa possa ridestare in tutti la consapevolezza del
Santa Famiglia, ci hai dato un vero modello di vita. Fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Amen. Amen. Per intercessione di Santa